Dovete sapere che spesso io utilizzo i weekend per staccare mentalmente, psicologicamente dal trading in generale. Una cosa che mi piace fare è provare a guardare il trading da un punto di vista differente, come se lo si guardasse da fuori. E questo weekend mi è venuto questo dubbio amletico. Ma perché in tanti vogliono fare trading? Sì, trading. Perché io voglio fare trading? Allora mi sono immaginato di porre una specie di questionario con questa domanda ai 100.000 che vogliono fare trading, che fanno trading o che hanno sentito parlare di trading e stanno approcciandosi. Darebbero sostanzialmente tre macro risposte. La prima coprirebbe secondo me il 40% della platea e sarebbe una versione del voglio diventare ricco, sostanzialmente. Attenzione, non voglio imparare una professione, voglio imparare un lavoro, voglio diventare ricco, almeno il 40%. La risposta numero due che occuperebbe secondo me un altro 40% è risponde a quella esigenza umana, biologica, fisiologica di cercare il rischio, la scommessa. Fateci caso, scommesse sportive, casinò e lotterie sono un business pazzesco in tutto il mondo. Perché? Perché rispondono alla richiesta di brivido, il rischio, bisogna correre il rischio, no? Noi esseri umani. E secondo me il trading, forse più quello discrezionale che quello sistematico, risponde a questa esigenza. E secondo me, sempre secondo me, sono mie supposizioni da weekend ballerino, secondo me il 40% risponderebbe così. Certo, sarebbe una risposta non proprio diretta, magari sottile, magari presa da un altro punto di vista. Il 20% probabilmente lo approccia per curiosità, perché noi esseri umani abbiamo bisogno, siamo affamati di imparare, di fare cose nuove, quindi magari approcciano il trading per fare un nuovo lavoro come hobby, o perché ne hanno sentito parlare e dopo i primi tentativi hanno capito che c'è la possibilità di affrontarlo come lavoro. Spero di non aver semplificato troppo e di aver trasmesso quello che volevo trasmettere. Ci tengo tantissimo, stavolta lo chiedo, di solito non lo chiedo mai. Commentate rispondendo a questa domanda: perché fate trading? Ma sinceramente, guardandovi dentro e cercando di dare una risposta sincera, perché non siamo a un quiz televisivo. Grazie mille per la visione, alla prossima.